Buonasera, benvenuti al Palacima di Alessandria per la quarta giornata del giro di ritorno del campionato di Serie B, girone A. Squadre in campo, gli arbitri sono il signor Sordi e il signor Cassina. Piombino, col numero 2 Alessandro Riva, col numero 4 Alessio Iardella, capitano, numero 6 Alessandro Procacci, numero 8 Edoardo Persico, numero 9 Tommaso Molteni, 11 Saverio Mazzantini, 13 Camillo Bianchi, 18 Giacomo Bilantonio, 21 Guglielmo Sodero, 22 Niccolò Pistolesi, allenatore Andreazzi. Fortitudo Alessandria Sandara, numero 1 Dario Gai, numero 3 Lorenzo Bellachioma, numero 5 capitano Michael Lemmi, numero 6 Alfonso Zampogna, numero 7 Alberto Serafini, 12 Ezio Gallizzi, numero 20 Maurizio Pavone, 21 Marco Legnini, 24 Vittorio Grossolz, 77 Alessandro Paoli, allenatore Claudio Vandoni. E adesso l'inno nazionale. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti al Palacima di Alessandria per la partita tra Sandara Alessandria e Solbat Piombino, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B girone A. Le squadre hanno finito le fasi di riscaldamento, si apprestano ad entrare in campo e vediamo fra poco quali saranno i due quintetti schierati dai due coach, che sono per Alessandria Claudio Vandoni, per Piombino Marco Andreazzi. Prima dell'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del grande campione scomparso in maniera tragica due giorni fa, Kobe Bryant, e della sua piccolina, oltre degli amici, tutti quanti vittime di un tragico incidente. Minuti di raccoglimento in memoria del grande campione.
delle piccoline, sua figlia, l'amica e gli amici che sono scomparsi in un incidente con l'elicottero. Passiamo alla partita, ecco i due squadre schierate in campo. Per Alessandria il quintetto prevede Dario Gai numero 1, Paoli 77, Legnini 21, Serafini 7, Pavone 20. Per Piombino 8 Persico, numero 18 Eli Antonio, il numero 21 Sodero, numero 6 Procacci e il numero 11 Mazzantini. Piombino subito in attacco. Persico contro Pavone. Da tre sbaglia il numero 21 Sodero, rimbalzo di Serafini, Gai in posta per Alessandria, chiama lo schema. Serafini da tre, lunga. Persico prende rimbalzo e Procacci in posta. Palla sotto in post basso a Eli Antonio. La palla è deviata, rimessa ancora per Piombino, quanto mancano 14 secondi. Serafini prende rimbalzo sul tiro degli Antonio sbagliato, contropiede, Paoli recupera la palla, buon assist di Serafini per Paoli. Sbaglia da sotto per Procacci, Persico, pardon. Gai, un passaggio un po' avventato. Pavone subisce fallo dal numero 11 Mazzantini. Rimessa in attacco per Alessandria. Paoli. Legnini da tre, sbaglia, palla dentro fuori e l'arbitro decide che la rimessa è per Piombino. Si appresta ad effettuarla Mazzantini. Alessandria allunga la difesa del tuo campo. E fallo subito a Mazzantini da parte del numero 77 Paoli, primo fallo per Paoli. Rimessa dal fondo per Piombino e Sodero si appresta ad effettuarla. Lunga rimessa in campo Procacci. Eli Antonio fa saltare il difensore di Alessandria. E sbaglia il tiro Sodero, rimbalzo di Pavone, Gai prova a scappare, difesa Piombino brava a rientrare. Di nuovo Legnino ci prova, peccato. Sodero in posta per Piombino, da tre. Serafini recupera il rimbalzo, Gai, Paoli, arresto e tiro, canestro. Primi 4 punti alla partita, primi 4 punti per Paoli. Persico sul linea di fondo. Mazzantini sbaglia, rimbalzo di Serafini.
rimessa dal fondo per Piombino, fa girare la palla Procacci per Sodero, zona per Alessandria, Legnini, esce dell'Antonio, tiro da tre sbagliato, peccato, Serafini non riceve palla. Ancora rimessa lunga per Egli Antonio, esce Sodero, marcato da Legnini, sbaglia, non si intende col numero 6 Procacci, palla persa per Piombino, Alessandria riconquista una buona palla, buona difesa di Alessandria. Legnini per Gai che chiama lo schema 3. Legnini, uno contro uno. Passi di Legnini, peccato, era una buona azione. Piombino riconquista palla. Procacci, marcato da Gai. Buona circolazione di palla, Piombino sul perimetro, palla sotto agli Antonio. Scarica in angolo. Tiro da tre per Mazzantini, realizza. Legnini sotto in post basso per Serafini, Pavone, Legnini, assist sotto canestro per Pavone, bella azione per la Sandara Alessandria, canestro di Pavone su assist di Legnini. Sodero, palla sotto a Persico, marcato sempre da Pavone, palla fuori a Procacci, uno contro uno contro Paoli che lo tiene, palla in angolo ancora, canestro per Mazzantini, seconda, bomba per lui, sei punti per lui. Legnini, end off con Serafini, palla in angolo a Gai, sbaglia, ma Serafini conquista, no, mette il piede sulla linea, peccato, pesta la linea e rende vano il recupero della palla. Rimessa per Piombino. Persico dalla mezza distanza, Serafini sbaglia il tiro, recupera Serafini in rimbalzo, Gai riparte, Pavone uno contro uno contro Persico, Legnini sbaglia, fallo di Gai sul tentativo di andare via di Procacci, difende in maniera non corretta, punito all'arco. Primo fallo per Gai. Rimessa in attacco per Piombino. Procacci. Alessandria difende zona. Persico marcato da Legnini che commette fallo, primo fallo anche per Legnini su Persico. Mazzantini realizza. 8 punti per Mazzantini fino a questo momento. Uno contro uno, Serafini, Egli Antonio, scarica Pavone. Palleggia, Gai. Sul fondo, penetrazione, Dario Gai, primi due punti per lui. Canestro rovesciato, bel canestro, bella azione.
ancora Procacci contro Gai. Gai cerca di recuperare palla. Mazzantini ancora da tre, sbaglia. Serafini, rimbalzo. E subisce il fallo da Persico nel tentativo di contendere il rimbalzo a Serafini. Persico commette il suo primo fallo. Rimessa per Alessandria, Paoli su Gai. Serafini uno contro uno, Egli Antonio lo marca sul fondo, non riesce a concludere. Rimbalzo di Egli Antonio. Carico Sodero in angolo per Mazzantini, fa saltare Legnini e realizza il resto tiro di Mazzantini. Legnini, Serafini, Argai, Gai perde la palla e in contropiede Sodero realizza due punti. Paoli arresto e tiro e segna. Un minuto e 50 alla fine del primo quarto. Punteggio dice 12 Piombino, 10 Alessandri. Sodero, Mazzantini contro Legnini, lo tiene bene Persico, fuori per Procacci, si butta dentro, Gai lo tiene, tiro di Procacci, sbaglia, Serafini rimbalzo, Gai riparte, Paoli uno contro uno, si ferma, decide di giocare con la squadra. Legnini dentro a Pavone, uno contro uno con Persico. Peccato, appoggia troppo forte al tabellone, la palla esce. Piombino cerca di ripartire ma Alessandria chiude bene il contropiede. Sodero, Procacci, scarica Mazzantini da tre e realizza ancora, è la terza bomba. 13 punti per Mazzantini. Serafini da tre, realizza, tre punti per Serafini, i primi tre punti per lui della partita quando mancano 38 secondi alla fine del primo quarto. Scappa la difesa, il giocatore di Antonio sotto i tabelloni e realizza un canestro facile da sotto. Un tiro, Alessandria deciso di effettuare un tiro fino alla fine. Serafini, end off, Gai, peccato, palla persa, non si sono intesi i due giocatori, 8 secondi. Stoppata, Procacci si butta dentro, viene stoppato da Pavone, rimessa dal fondo per Piombino e il coach di Piombino chiama time out. Alessandria si stava prestando ad effettuare un cambio, non abbiamo visto se perché, mancano 3 secondi, non so se verrà effettuato lo stesso, però secondi alla fine del primo quarto.
rimessa dal fondo Piombino. È entrato Zampogna, numero 6 per Alessandria, al posto del numero 1 Dario Gai. Rimessa Eli Antonio, si gira, tira ma non realizza. Finisce primo quarto, 17 Piombino, 13 Fortitudo Sandara Alessandri. Pronti per iniziare il secondo quarto. È entrato per Piombino il numero 2 Riva al posto di Persico. Il resto è il quintetto, rimane uguale con Mazzanti. Ah, no, è entrato il numero 4 al posto di Procacci, numero 4 Iardella, il capitano, giocatore storico di Piombino. Alessandria non effettua cambi, quello già previsto di Zampogna per Gai alla fine del primo quarto. Rimessa per Alessandria che attacca da 3. Zampogna, assist di Zampogna per un tiro da 2, l'arbitro dando da 2 per Serafini. Piombino, palla dentro fuori, Mazzantini si butta dentro, scarica fuori, tiro da 3, dentro fuori, la palla non entra. Eli Antonio prende rimbalzo, ma aria palla ancora in mano a Piombino dopo il tiro sbagliato a 3 punti di Sodero. Mazzantini, uno contro uno contro Paoli, tiro da 3, sbaglia. Buona difesa di Alessandria che non concede un tiro facile a Piombino e riconquista la palla. Buona difesa per Alessandria. Sulla sedia del cambio il capitano di Alessandria, Michael Lemmy. Paoli, Pavone, Legnini da 3, si alza, sbaglia, rimbalzo di Serafini, la palla sembrava toccata a Piombino, invece l'arbitro assegna la rimessa a Piombino. Cambio per Alessandria, entra il capitano Lemmy al posto di Pavone. Rimessa da fondo campo in difesa per Piombino. Iardella contro Zampogna. Uno contro uno, entra in area, alza la palombella, sbaglia. Riconquista però Piombino, rimbalza in attacco. Sodero si butta dentro. Fallo del numero 21 Legnini, primo fallo, secondo fallo di Legnini. In lunetta Sodero per 2 tiri liberi, realizza il primo. Realizza anche il secondo. Cambio per Alessandria, rientra Pavone al posto di Marco Legnini. Alessandria rimette la palla al fondo, Zampogna in posta. Lemmy, Serafini, Zampogna, end off. Lemmy contro Mazzantini, Zampogna sulla linea di fondo fino al canestro, Zampogna 2 punti. Pavone,
contro Sodero, perde palla Serafini, Paoli realizza in contropiede, Paoli, buona difesa per ora di Alessandria. Zampogna su Iardella, fallo di Zampogna, primo fallo per Zampogna, cambio per Piombino, esce Mazzantini, entra Procacci. Iardella su Procacci, in angolo per Sodero, palla sotto di Antonio, sbaglia il passaggio ma recupera Procacci, uno contro uno contro Paoli che commette fallo. '77, fallo di Paoli, secondo fallo per Paoli. Due tiri per Procacci, primo sbaglia, primo sbagliato, sbaglia anche secondo, rimbalzo di Serafini, Zampogna chiama lo schema, palla sotto in post basso, Michael, Lemmy contro Iardella, Zampogna, arresto e tiro, canestro di Zampogna dal gomito del tiro libero, Procacci per Piombino, Iardella si butta dentro e realizza, Zampogna ancora per Alessandria. Zampogna da tre, realizza su assist di Paoli, tre punti per lui. Difesa sempre zona per Alessandria. Paoli in angolo, Procacci da tre, sbaglia. Rimbalzo di Serafini che lancia Lemmy, che giustamente da buon capitano decide di fermarsi e giocare con la squadra. Serafini da tre sbaglia, Pavone rimbalzo, subisce fallo, peccato non realizza il canestro, fallo del numero 2 Riva e Pavone in lunetta, time out chiesto da Andreazza per Piombino. Si riprende dopo il time out chiesto da Piombino con Pavone in lunetta per due tiri liberi in seguito al fallo subito da Riva. Realizza il primo Pavone.
sbaglia il secondo. Rimbalzo del numero 13 Bianchi, che è entrato in campo al posto di Sodero. Emilio Antonio, passi, niente, l'arbitro non vede. Fallo in attacco subito da Zampogna, fallo di Procacci. Cambio per Piombino. Primo fallo per Procacci, cambio, Riva esce e lascia il posto a Persico. Cambio per Alessandri anche, esce Alessandro Paoli, entra Marco Legnini. 8 punti finora per Paoli. 2 falli, 8 punti. Zampogna. Pavone, end off per Lemmi. Zampogna. Palla persa a Zampogna, Procacci recupera. Rimessa per Piombino. Persico, un po' sbasso. Eli Antonio recupera palla e fa canestro sotto ai tabelloni. Si infortuna Procacci mettendo il piede sotto o sopra, non ho visto bene il piede di Gai. Esce portato in spalla Procacci per l'infortunio subito, si è procurato un infortunio. Il dottor Romanelli della Sandara Alessandria si appresta a visionare il ragazzo, sembra molto sofferente. Intanto il gioco riprende. E si riprende il gioco con rimessa per Alessandria, Dario Gai. Per Serafini, Gai. Ancora Serafini. Lemmi. Legnini. Non si accorge dello scadere dei 24 secondi e perde palla Alessandria. Piombino. 4:30 alla fine del secondo quarto, all'intervallo lungo. Iardella, è entrato intanto il numero 9, Molteni, che si butta dentro. Scarica fuori per Iardella. Da 3, Iardella si alza, sbaglia, Pavone, rimbalzo.
Gai. Pavone ancora fuori. Serafini. Intanto in post basso Lemmy subisce fallo dal numero 13. Bianchi. Cambio per Piombino. Esce Eli Antonio, entra Mazzantini. Gai. Esce fuori per Legnini, piedi a canestro, si alza a tre, non riesce a segnare. Speriamo che si sblocchi sto ragazzo prima o poi, perché domenica, sabato a Firenze ha fatto un'ottima partita. Mazzantini si butta dentro, alza la parabola, Pavone con smanaccia sul rimbalzo, palla fuori, rimessa in attacco per Piombino. Iardella, Molteni, palla sotto a Persico, marcata da Pavone. Iardella si butta dentro contro Gai. Gai commette fallo abbassando il braccio ed è il secondo fallo per Gai, secondo fallo confermato. Due tiri liberi per Iardella, autore di due punti finora Iardella. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Legnini porta sulla palla per Alessandro. Uno contro Iardella. Palla Pavone. E arresto, finta, tiro, davvero pivot. Pavone appoggia il tabellone e realizza due punti per Alessandria. Iardella, Molteni, Bianchi, Persico dentro l'area. Sportellate con Pavone, bel duello fra i due. Persico si gira, appoggia, sbaglia. Pavone porta palla, Pavone, ok. Gai se la fa consegnare oltre a metà campo. Lemmy post basso, Legnini sbaglia da sotto. Legnini sbaglia ancora, appoggia al tabellone, niente, non riesce a sbloccarsi al palacima. Il giovane neoacquisto da Alessandria, Marco Legnini, da Roma. Iardella cerca della palla sotto, non riesce, marcata Pavone, Persico. Si gira e trova Gai al raddoppio e Gai commette fallo. Cambio per Alessandria, Gai commette il terzo fallo. Entra il giovane Gallizzi, Ezio Gallizzi, un altro giovane nelle file di Alessandria. Cambio, altro cambio, esce Legnini, entra Paoli. Realizza il primo Persico. Sbaglia il secondo, Pavone, rimbalzo, Gallizzi in posta. Paoli. Lemmy. Ancora Gallizzi. Arresto, tiro dentro l'area, sbaglia, peccato, buona azione, buona azione. Ha pestato la linea di fondo campo, Mazzantini non si è accorto. Rimessa in attacco per Alessandria. Quando mancano 2 minuti e 11 all'intervallo lungo. Rimessa dal fondo per Alessandria, si appresta ad effettuarla Michael Lemmy, il capitano. Gallizzi. Paoli si butta dentro, perde la paniglia, come si dice. Rimessa per Piombino, palla recuperata da Piombino. Rientra Sodero per Piombino, esce Iardella.
Molteni in posta per Piombino, marcato da Gallizzi. Bianchi, Sodero, Molteni, ribaltamento per Mazzantini, arresto, tiro, sbaglia Gallizzi. Pavone, Serafini, perde palla Molteni da tre, tabelle canestro, un po' di fortuna per Piombino in questa occasione. 1:20 alla fine del secondo quarto. Serafini, Gallizzi, Lemmi, fallo di Lemmi in attacco su Mazzantini. Fallo di Lemmi. Non gradisce coach Vandoni le fasi d'attacco in questo momento di Alessandria, della sua squadra. Effettivamente tre palle perse di seguito non sono un bel vedere. Molteni ancora per Piombino, 1:05 alla fine del secondo quarto. Bianchi da tre, finta, fa saltare. E Persico da sotto, uno contro uno con Michael, Lemmi, canestro, buon movimento da pivot. Serafini, uno contro uno contro Bianchi. E va fino in fondo, canestro per Serafini. Time out chiesto da Piombino. Cambio per Alessandria, per gli ultimi 30 secondi, entra 31 secondi, entra Bella Chioma per Paoli. Piombino, 30 secondi adesso, alla fine del secondo quarto, all'intervallo lungo. Gallizzi marca Molteni, end off con Bianchi, Persico, pick and roll. Sembrava infrazione di doppia, accompagnato. Canestro conteso su. Sul tiro. E sì, da discutere. Comunque finisce l'intervallo. Finisce il secondo quarto, siamo all'intervallo lungo, 29 Sandara Alessandria, 32 Piombino. Eccoci pronti, siamo rientrati dall'intervallo lungo, le squadre si stanno apprestando ad entrare in campo, mancano 37 secondi ancora all'inizio del terzo quarto.
Due dati veloci sul primo tempo: Alessandria ha tirato con il 25% da tre punti, 2 su 8, con il 61% da 2, 11 su 18, e col 50% dei tiri liberi 1 su 2. Mentre Piombino ha 33,3% da 3, 4 su 12, 34,8 da 2, 8 su 23 e 50% tiri liberi 4 su 8. Questi sono i dati statistici del tiro delle due squadre. Pronti a partire in campo, quintetto Piombino, Mazzantini, Iardella, Sodero, Eliantonio, Persico. Per Alessandria, Zampogna, Paoli, Serafini, Pavone e Legnini. Via, partiti per il terzo quarto. Piombino gestisce il primo pallone. Persico dentro agli Antonio, uno contro Serafine. Subisce fallo Eli Antonio da Serafini. Primo fallo per Serafini, autore finora di 7 punti. Due tiri liberi realizza il primo. Sbaglia il secondo, Legnini rimbalza, Zampogna. Legnini, uno contro Iardella, Serafini, subisce il fallo, bella azione per Alessandria, bella azione, bella penetrazione di Serafini, fallo del numero 4, Iardella, primo fallo per lui. Due tiri liberi per Serafini. Realizza il primo. Realizza il secondo. Zampogna, tutto campo su Iardella, a disturbare il playmaker di Piombino. Sodero cambia lato, ma riceve l'Antonio. Cambio con Iardella, esce Mazzantini, ribalta su Sodero, sbaglia il tiro da tre, ma l'Antonio prende il rimbalzo. Iardella scarica ancora da fuori, palla dentro a Persico, fuori per Iardella che si butta dentro. Fallo di Pavone su Iardella. Primo fallo per Pavone, rimessa dal fondo per Piombino. Persico riceve, ribalta per Iardella, esce Sodero, riceve, palla sotto a Persico, di nuovo uno contro Pavone, scarica in angolo opposto Mazzantini che si butta dentro. Zampogna cerca di prendergli la palla, ma scadono anche i 24 secondi. Alessandria difende bene e recupera la palla, buona difesa per Alessandria. Zampogna, Paoli per Serafini, end off, Zampogna che sale in punta, in centrale, Legnini esce dal blocco, perde il momento buono per il tiro, uno contro uno per Sodero, stoppato da Persico, mancano 6 secondi. Rimessa di Paoli. Zampogna. Buon movimento, arresto e tiro. Peccato, sbaglia. Rimbalzo di Iardella, bloccato subito da Paoli. Alessandria non fa correre Piombino. Zampogna cerca di intercettare il passaggio. Persico riceve da Sodero, ma sbaglia il tiro. Zampogna rimbalzo. Palla Pavone, Legnini da tre, sbaglia, tiro corto, peccato. Ancora 0 punti per il giovane, per la giovane ala alessandrina. Persico fuori, dentro fuori con Iardella,
da tre finta, palla dentro di Antonio, da tre di Antonio, Persico prende rimbalzo, Persico prende rimbalzo ma subisce il fallo di Zampogna ed è il terzo fallo di Zampogna, terzo fallo di Zampogna. Iardella per Mazzantini, si butta dentro uno contro uno con Pavone, fa saltare Pavone, scarico per Sodero da tre punti, realizza a fin di sirena, Sodero da tre. Zampogna riceve da Legnini, Zampogna aspetta a doppia uscita, intercettato il passaggio, Iardella. Piombino segna in contropiede, massimo vantaggio per Piombino. Palla sotto, un po' sbassa Pavone. Piombino recupera palla ma esce dal campo. Cambio per Alessandria, esce Pavone, entra Lemmi. Rimessa per Alessandria quando mancano 8 secondi. Per il tiro per Alessandria in attacco. Rimessa per Alessandria, Zampogna. Legnini si alza, sbaglia, niente, non riesce a sbloccarsi sto ragazzo. Sodero da tre, arresto, tiro, realizza. Chiama time out Vandoni per fermare questa emorragia di canestri di Piombino che ha portato il divario in doppia cifra, 41 Piombino, 31 Sandara, quando mancano 6 minuti e 17 alla fine del terzo quarto. Si riprende a giocare Zampogna, arresto e tiro, sbaglia Piombino, prende rimbalzo degli Antonio, palla Iardella, si riparte Piombino, Sodero, fallo di Legnini. Piombino rimessa in attacco, Sodero va fino in fondo e realizza. Serafini riceve da Legnini, sbaglia, canestro, recupera Piombino sul rimbalzo,
Persico sbaglia, Zampogna recupera. Sbaglia Serafini, prende Legnini, rimbalzo, Zampogna. Serafini su Zampogna, sbaglia e Piombino riconquista la palla. Alessandria sembra in affanno. Palla sotto di Antonio, un po' sbasso, Persico. Ventuno, fallo di Legnini. Quarto fallo di Legnini. Due tiri liberi per Persico. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Esce per Alessandria Legnini, entra a Pavone. Alessandria riparte con Zampogna. Palla sotto in po' sbasso a Lemmi. Pavone. Arresta e tiro di Zampogna, realizza. Buon canestro per Alessandria, che deve riprendere il filo, il bandolo della matassa per riavvicinarsi a Piombino. Non deve mollare assolutamente. Serafini cerca di recuperare. Cambio per Piombino, esce Mazzantini, entra con il numero 13 Bianchi. Yardel fa la rimessa. Sodero, uno contro uno contro Zampogna, si butta dentro, butta la palla in area, sbaglia il tiro, Pavone rimbalzo, Zampogna riparte, Paoli, Lemmi, Zampogna, Paoli, da tre, realizza, buona azione di Alessandria, buona difesa, buon attacco, buona difesa, buon attacco, è matematico. È così, quando si difende bene si attacca bene. Da tre, Sodero da casa sua, sbaglia, Zampogna prende il rimbalzo e Alessandria riattacca. Fallo di Yardella su Zampogna. Secondo fallo per Yardella. Rimessa in attacco per Alessandria. Si appresta ad effettuarla Zampogna. Serafini, Zampogna. Arresta e tiro in lunetta e realizza. Altri due punti per il giovane playmaker alessandrino e va in doppia cifra. 11 punti per lui. Yardella proprio contro Zampogna. Continui cambi difensivi per Alessandria. Cambio di gioco per Piombino. Yardella si butta dentro e realizza due punti per Piombino. Pick and roll centrale per Alessandria. Lemmi da tre, realizza, il capitano c'è. Alessandria c'è, risponde e questo è un ottimo segnale. Piombino in attacco, Yardella cambia con Elia Antonio, da tre Bianchi finta, fallo di Zampogna sulla penetrazione di Bianchi, quarto fallo per Zampogna e infatti coach Vandoni effettua il cambio immediato, entra Dario Gai proprio per il giovane Zampogna, autore di 11 punti e purtroppo di 4 falli, cambio, esce tra gli applausi. Entra Dario Gai, anche Piombino effettua un cambio, entra Molteni per Yardella, rimessa
No, due tiri liberi. Chiedo scusa, due tiri liberi per Bianchi. Realizza il primo. Sbaglia il secondo. Gai imposta per Alessandria, palla sotto in post basso. Lemmi, sbaglia il tiro e Pavone non riesce a prendere il rimbalzo. Piombino in attacco, Molteni marcato da Gai. Cambia con Antonio, cambio di lato, Bianchi a Persico centrale. Persico non riceve, Serafini recupera. Sbaglia Lemmi, tiro rovesciato. Serafini riesce a deviare il palleggio a Sodero. Cambio per Piombino, entra Mazzantini, esce Persico. Abbassa un po' il quintetto, coach Andreazza. Bianchi scambia con Molteni che cambia lato. Mazzantini, nuovo Molteni. Scarico fuori. Bianchi, palla dentro, Eli Antonio. Di nuovo fuori Bianchi. E Alessandria difende alla grande e recupera palla. Ottima difesa per Alessandria. 1:15 alla fine del terzo quarto. Alessandria ancora Gai. Pavone, post basso. Peccato, buona azione, buon piede perno. Sbaglia, Piombino riparte. Stoppata di Capitan Lemmi a Sodero. Uno contro uno, Sodero ha sfidato il Capitan Lemmi e ha subito la stoppata. Rimessa dal fondo per Piombino. Palla fuori, Mazzantini che ricambia gioco, Molteni, Bianchi, marcato da Lemmi, Sodero, da tre, realizza. Mano calda per Sodero, autore di 15 punti finora. Paoli, 10 secondi al tiro, Gai, da tre. Dentro fuori la palla esce, ma Serafini prende rimbalzo e subisce un fallo da Molteni. Peccato, era il tiro, era dentro, è uscito il tiro di Gai. Peccato. 16 secondi alla fine del terzo quarto. Rimessa al fondo per Alessandria quando ha ancora 14 secondi per tirare. Gai, Lemmi, Serafini, fallo subito da Serafini, dal numero 13, Bianchi, fondo. Abito richiama Bianchi. Alessandria 9 secondi alla fine del quarto, palla in mano, rimessa dal fondo. Gai riceve, Lemmi sbaglia il tiro, rimbalzo di Mazzantini.
finisce qua il tempo. 41 Sandara Alessandria, 51 Piombino. Ultimo quarto. Entra in campo con Molteni, Sodero, Mazzantini, Bianchi e Eli Antonio. Alessandria, Gai, Paoli, Serafini, Lemmi, Pavone. 10 secondi e si riparte. Eccoci. Rimessa Alessandria, Gai. Contro Molteni. Paoli. Serafini. Da tre. Baglia. Rimbalza di Antonio. Molteni riparte per Piombino. Da tre, Bianchi sbaglia, Pavone, rimbalzo, Gai, Paoli, contropiede, niente, difesa schierata, Gai, fallo di, bella palla dentro di Gai intanto per Pavone, trattenuto vistosamente da Eli Antonio che non accetta il fischio dell'arbitro, due tiri, no, rimessa dal fondo, è il secondo fallo per Eli Antonio che ha realizzato finora 5 punti. Gai, Lemmi, Serafini, Pavone. Perde palla Pavone. Piombino recupera la palla, 9 minuti, primo minuto andato dell'ultimo quarto. Molteni cambia con Bianchi, palla in angolo a Sodero, sbaglia, Pavone rimbalzo. Paoli recupera una palla difficile, contropiede, tutto campo, sbaglia il tiro, rimbalzo di Molteni. Palla sotto, Eli Antonio, marcato da Lemmi, ribalta gioco, Molteni. E Serafini conquista una palla. E lancia Paoli in contropiede. Bella azione di Serafini da far vedere a tutto il settore giovanile. Bello, si è buttato per recuperare una palla persa. Grande Alberto. Da tre, Bianchi, realizza, no, scusate, Mazzantini da casa sua realizza. Una bomba che potrebbe ammazzare le velleità di Alessandria di recuperare. Recupera Bianchi, un brutto passaggio di Paoli a Serafini. Molteni, scarica Eli Antonio, palla sotto. Scintille tra Bianchi e Lemmi. La palla si è incastrata nel ferro. La freccia indica possesso per Piombino. Rimessa Piombino in attacco. Mazzantini esce per Molteni. Bianchi, Sodero, palla sotto in post basso, palla fuori, Mazzantini si butta, stoppato da Pavone. Bianchi, canestro, peccato. Peccato. Gai per Pavone. Serafini, Paoli,
Paoli, arresto e tiro, realizza Paoli. E Piombino riparte con Molteni. 6:40 alla fine. Gai ruba palla a Molteni che si addormenta a metà campo e realizza in contropiede. Time out chiesto subito a Piombino. E Alessandria ritorna sotto la doppia cifra come differenza, punteggio. Sei e 37 alla fine della partita. Richiamato coach Vandoni dall'arbitro e riparte il gioco, rimessa a Piombino, a Gai su Iardella che è entrato intanto in campo al posto di Molteni. Mazzantini, Sodero, Emilio Antonio, Iardella, Lemmi sbaglia intervento, peccato. Palla contesa, buona difesa da Alessandria e il possesso questa volta dice Alessandria. Buona, buona difesa, buona difesa. Cambio per Piombino, esce Elia Antonio, entra Persico. Gai. Lemmi fuori, 10 secondi, arresto e tiro di Lemmi, sbaglia il tiro, Iardella recupero, contropiede bloccato, difesa schierata, si gioca, ma Sodero sfida Lemmi, palla sotto a Persico contro Pavone, duello che si ripete all'inizio della partita, gancio, sbaglia Persico, Serafini recupera e Alessandria può provare di nuovo in attacco. Magari con una scelta un pochino. Paoli. Fallo, Gai. Bravo a subire il fallo da Mazzantini. Cambio per Alessandria. Esce Dario Gai, entra Alfonso Zampogna. Secondo fallo intanto per Mazzantini, rimessa laterale per Alessandria, mancano 5 minuti e 20. Paoli, palla contesa, questa volta il possesso dice Piombino.
rimessa in attacco per Piombino quando mancano 5 minuti e 13. Iardella si butta dentro, fallo fischiato a Zampogna, quinto fallo per Zampogna. Gai entra al posto di Zampogna, realizza il primo. Realizza il secondo. Legnini è entrato in campo al posto di Paoli. Gai è rientrato al posto di Zampogna che ha fatto il quinto fallo. Lemmi. Gai da tre, sbaglia. Rimessa per Alessandria. Rimessa dal fondo. 14 secondi. Gai, Legnini, Serafini, Gai, Pavone. Sbaglia, viene stoppato e Persico rilancia Iardella, dentro l'area si butta. Dentro o fuori per Piombino? Iardella. Fallo fischiato a Legnini. Quinto fallo anche per Legnini. Rimessa laterale per Piombino. Mazzantini fino in fondo. Palla sotto, Serafini. Palla Pavone. Serafini, canestro con tirtuffo carpiato. Hai mangiato il fischietto? Piombino in attacco. Alessandria recupera palla. Serafini. Palla persa, gli scivola tra le mani. 3 minuti e 12. 60 Piombini, 49 Sandara, Alessandria. Persico. Sodero si butta dentro. Scarico fuori. Iardella. Palla Persico. Tapin sbagliato. Gai recupera. Serafini. Gai. Subisce il fallo sull'arresto e tiro da parte di Sodero. Gai, due tiri liberi per lui. A cronometro fermo. Sbaglia il primo.
Gai sbaglia il primo. Realizza il secondo. 2 minuti e 40. Bianchi, Persico, Mazzantini, no, non riesce a ricevere. Sodero, fallo di Gai, fallo di Gai, quarto fallo anche per lui. Rimessa, non c'è ancora il bonus, rimessa laterale. Sodero, Bianchi, Iardella, palla detta Persico, sbaglia, ma i due Lemmi Pavoni si contendono il ribalzo e la palla va a Piombino. Palla vagante e Piombino la recupera. In angolo, Mazzantini si butta dentro e si fa canestro. Si riparte. Gai, 1 minuto e 50 alla fine. Da 3, Dario Gai, sbaglia, corto. Iardella, Bianchi. Alessandria prova a mettere in campo l'ultima energia rimasta. Se l'è giocata fino in fondo Alessandria contro Piombino. Paoli da 3, da 3, da 3. Paoli da 3 e sono 18 punti per lui. Alessandria, tutto campo, 1 minuto e 18. Iardella, marcato da Lemmi. Palla Mazzantini, sopra metà campo. Fallo di Serafini, inguardabile proprio. Viene fischiato, rimessa per Piombino. Eli Antonio scambia con Iardella, palla Sodero, si butta dentro, ribaltamento di gioco per Mazzantini da 3, sbaglia, Pavone, Pavone, Gai, 58 secondi, perché no, perché no, perché no, perché no, Serafini, Serafini, Serafini di sinistro, 2 punti. Meno 7 per Alessandria, 44 secondi.
Iardella supera a metà campo a fatica. Paoli recupera quasi palla, peccato. Mazzantini, fallo di Lemmi su Mazzantini, 29 secondi, peccato. Brava Alessandria, brava Alessandria, che ha combattuto anche contro una delle squadre più forti del Gerone e non ha mollato. La squadra c'è, e ricordiamo che oggi mancava anche Sperduto, infortunato alla caviglia, e chissà per quanto ne ha ancora. Due reti liberi realizzati da Mazzantini. Gai si butta dentro, scarica su Paoli, sbaglia canestro. Poteva essere un gioco potenziale da tre punti. Fallo del numero 21 Sodero su Paoli, ricordiamo autore di 18 punti, e potrebbe ancora aumentare. 21 secondi alla fine, Paoli Lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo. Realizza il secondo. Pressing in tutto campo per Alessandria. Palla Mazzantini, riceve troppo facile, 18, fa trascorrere il tempo giustamente. Palla Iardella che supera metà campo. Bianchi. 7 secondi, Pavone commette fallo su Bianchi. Due tiri liberi per Bianchi, 7 secondi, realizza il primo. Sbaglia il secondo, 7, 6, 5, la partita sta finendo. Finisce qua, Alessandria Fortitudo Sandara 57, Piombino Solba 65. Alla prossima, buona serata a tutti.